amici di Scuola di Botte, eccoci oggi al Fighting Spirit, è una serata magnifica con Cicalone. Mortacci, meglio di me, mo? Ah! Oh, e regà, e se vi interessa bene, se no venite qua e vi fatevi accarci sulla gamba. Non manca mai Shape Shake 2.0, colazione ricchissima, perché questo è un prodotto che rimane cremoso, piacevole, nutriente, facile da preparare, ve lo potete portare anche dietro, vi portate lo shaker, un po' d'acqua, un po' di latte, un po' di acqua di cocco, quello che preferite, biscotti proteici Food Spring, un biscottone la mattina, uno solo, ve lo mettete nel latte, lo mangiate così. Ci mettete tranquillamente sopra marmellata, la vostra crema. La mattina ogni tanto vi consiglio anche la crema proteica Food Spring, con molti meno zuccheri, molti meno grassi e tante proteine in più. Perciò vi ricordo, usate il link in descrizione insieme al codice sconto per avere il massimo degli sconti. Corridoi per trovare alcuni atleti. Alcuni atleti e alcuni saranno avversari. Ma dove chi tifi? Dipende per chi so. Se so quelli da squadra mia, tifo per quelli da squadra mia. Se so avversari, tifo per quelli per non avversari. Oh, qui è pieno dei camerini, Mo vai a capire dove stiamo. Ciao, no, bello, tutto a posto. Bene, guarda, bene, se mi ricordo bene, qua c'è anche Sacon Chai. Ah. Non so in quale stanza. Camerino, vedi, ci stanno i nomi. Sì, è pieno dei nomi. Ciao raga! Mazza la gente! Oh bello! Ciao, tutto a posto! Fai passare Rock! Ciao Rock, ciao, bello! Lui è Sacon Chai! Rock Sacon Chai, vedi, si sta preparando! Grande piacere! Ciao, tutto a posto, scusate, io ho 30 cose in mano qua, tra microfoni, cose. Voi di che squadra siete? Io su un paio di angoli faccio, do una mano al mio amico Filippo Cinti. Ah, dove sta Filippo? Penso che sia entrato dentro, sta viaggiando qua avanti e dietro. Sta andando, che è il thailandese. E poi c'è un altro match dopo. In giro. Ciao. Ci vediamo, ciao. Ciao. Questo è grosso, Le gambe. Sette via. Porco. Ah, qui sta. Eccolo. Siamo tutti qua. Ciao. Ciao Fili. Tutto a posto? Grande Cica, come stai? Tutto a posto. Grande. Fili, non c'è il paio di forbici? Paio di forbici? Sì, che? Oh, grazie. Gli mette l'olio thailandese così si scalda già. Poi ci sta la crema anche per i dolori, che ha sempre odore, questo odore di erbe. È fatto di molte erbe. Sacon Chai è un grande campione thailandese, ora sta nel team colonnese. Qua c'è l'allenatore. Chi è? Gianluca? Sì, Gianluca colonnese. Hai visto il nuovo inviato di Scuola di Botte? Riscalda Sacon Chai per il suo incontro. Sacon Chai è venuto anche nella nostra palestra a farci lezione, ci ha fatto lezione, abbiamo fatto degli scambi tecnici e abbiamo fatto molte tecniche sul clinch, le ginocchiate e le gomitate. A chi è servito? Quanto stiamo? A fine del quinto, mezzo ormai, no? Senti un po' quelli con le radio. Qui c'è pure Sveva Melillo, hai visto? Sì.
Sì, è Melillo. La conosci? Certo che la conosco, se la Melillo. Ha fatto due ha fatto anche gli incontri con mia madre. Sì? Sì, ha fatto due light. Buona fortuna, Sver. Grazie, caro. Quindi sì. Mamma combatte. Ha fatto due light, però mo mamma non può più combattere. E l'ha persi tutte e due. Però ha combattuto, ci ha combattuto. Si è pure divertita. Dai. Sveva gli ha fatto un occhio nero, però. Ah, hai capito. Allora, devi fargli le domande. Io lo conosco. Quanti match hai vinto? 36. Quanti ne hai fatti? 51. Pareggiati? Pareggiati 4. L'inquisitore. Sta mette l'ansia. E quando? Se non mi rispondo bene, quello lo scrive al sole, no? Quante volte sei stato sconfitto? 11 volte, se non sbaglio. 11 volte. Qual è stato il tuo match che ti è andato benissimo, più meglio? Il match che mi sono divertito di più contro Gianmarco Giosi, proprio contro di lui tanti anni fa. Lui era giovane, io già ero vecchio, però mi sono divertito. Vabbè, io per ora l'ho pareggiati tutti, ho 7 medaglie, però l'ho pareggiati tutti. Vabbè, ti paresse poco, 7 medaglie, già ma bravo. A luglio combatto per un trofeo. Bravo. L'8 maggio papà fa le gare a Civita Castellana, alla Blue Life o alla Synergy. Vabbè, Blue Life e Synergy è la stessa cosa. Un nascosto sempre il corpo di un bambino, sta a fare pubblicità. Hai visto? Facciamo un trofeo, se sì. Sono. Cioè, questo tu sei un nano nascosto dentro il corpo di un bambino, dai la verità. Siamo nel vivo dell'evento e come vedete è tutto pieno, ci sono sia il bordo ring, tutta la platea, bordo ring all'altra parte, maxi schermo dall'altra parte e adesso stanno facendo la classica danza Ramuai prima di iniziare il match, è vero? Tu che dici? Sì, la Ramuai. Perché fanno questa qua prima? È una cosa thailandese che c'è sia un balletto di riscaldamento thailandese oppure si fa la cosa alle corde che tiri fuori la cosa, batti il piede nel coso, nell'angolo nemico se vuoi. Questa danza è thailandese e questo incontro sei emozionatissimo perché Alien Iannone è uno dei miei combattenti preferito. Vai, la prima ripresa. Si stanno a massacrare, eh? Sì, Iannone sta vincendo, stava per vincere di K, è arrivato fino a 9 secondi.
per un secondo c'è riuscito a rimettersi in match l'avversario. Porco cane, sì. Oddio! Che lo che gli ha tirato io. E poi nella Muay Thai spesso i colpi a braccia non sono risolutori quanto quelli de gambe. Sì, se tirano tipo tre colpi de braccia, due de gambe, poi magari clinch, ginocchiate, gomitate, proiezioni tutti per terra. Siamo stanchi, ci siamo messi qui all'angoletto. Sta per iniziare l'incontro di Svea Melillo, che è la campionessa mondiale. Thank you.
va bene, dai. Grazie. Ma grazie. Ok. All'interno del ring, all'angolo blu, da Pattaya, Thailandia, Rock Sakonchai.
prima ripresa, first round. Yeah!
Vito Morelli da attento ai colpi! Oh, bravo, attento, eh! Bravo! Bravo! Ancora! Vai forte! Forte! Bravo! E la terza ripresa, round 3. Yeah!
non gli hanno abbassato il tempo. Let's go.
questo incontro ai punti con decisione unanime ed è nuovo campione WFC Intercontinental. Cosa su sta serata? Bella serata. Bella serata di Muay Thai, tutti atleti italiani fortissimi. Voi per chi eravate venuti? Noi siamo venuti per lui, ho fatto il pregalà. Vai, facci vedere il fisico. No, Scolpito. Vabbè, poi siamo venuti per tutti gli arti che conoscevamo, spero. Tutti quelli noti, ma a destra Alessio che è fortissimo, amico. Di alto livello, ma non diciamo bene. Si calà. Sì, si ha voglia, la sincera. Qual è il match che vi è piaciuto di più fino adesso? È il suo. Il suo. Vedi, se non gli è meno, gli ho pagato. Ah, ma sei questo? Sì. Ah, mo te metto segui, oh. C'hai un altro follower. Marco Dander. Ma mi vedete un po' un match? Eccolo! Ma di piccolo qua, quanto c'è? Quale sei rosso te? Sì. Mazza. Cari amici, dall'evento Fighting Spirit noi vi salutiamo. Marco si mangia una crepe meritata perché ha lavorato. Franchino non ha fatto niente come al solito. Ho dato una comitata e una ginocchiata. Stava a provare i pizzetti. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!